Buongiorno a tutte ragazze, come va? Questo è il mio primo vlog sul canale. Scusate se mi vedete arrossata, ma praticamente sono andata a fare la spesa all'Eurospin e quindi vi volevo mostrare quello che ho acquistato per combattere questa quarantena, chiusi in casa, ovviamente. Avevo finito quasi tutte le scorte. Diciamo che questa è solo una parte di quello che dovevo prendere perché da sola fisicamente non ce la facevo. Io ho questo Carlino qui e sinceramente da sola mi sono anche abbastanza uccisa per non contare la fila di mezz'ora fuori l'Eurospin al sole. Infatti mi sono abbronzata. Se sapevo mettevo la protezione, non sapevo, quindi vabbè. Io procedo a farvi vedere quello che ho acquistato. Sarà un vlog molto veloce, sarà un vlog vuota la spesa. E vi faccio vedere quello che ho preso. Cominciamo da questa parte. Vi faccio vedere, ho preso una bottiglia d'acqua perché stavo morendo. Avevo la mascherina, i guanti, il cappotto comunque con la pelliccia all'interno e si moriva oggi dal caldo. Infatti potete vedere che è una bellissima giornata, c'è mia al sole e vabbè, comunque l'acqua. Poi ho preso questi gnocchi di patate della linea Smart. Io sono un'affezionata alla linea Smart, come potete vedere. Questi gnocchi sono buonissimi, costano intorno ai 70 centesimi e ci fate due porzioni per due persone. Poi ho preso due confezioni di piadine, queste qui le adoro, anche costano pochissimo e ce ne sono 5 dentro, le adoro veramente. Poi ho preso un po' di affettati perché a volte mi viene voglia di fare un toast e quindi per sopperire alla fame ho preso due confezioni di prosciutto cotto, due confezioni di mortadella, due confezioni di salame e tre confezioni di formaggio, quello lì a fettine da mettere all'interno. Poi ho preso questa crema spalmabile alle nocciole. Ragazze, per chi ama la Nutella, questa è un'alternativa super economica. Sono 750 grammi per 1,90 euro e veramente è ugualissima alla Nutella. Quindi, per gli amanti della Nutella, correte a provarla perché è veramente buona. Ovviamente, non ci sono ingredienti buonissimi, come ben sapremo, ma anche nella Nutella non ci sono ingredienti buoni, quindi a parità di ingredienti preferisco una cosa un po' più economica rispetto a 6 euro di una confezione di Nutella. Questa l'ho pagata 1,90-1,95. Poi ho preso le mozzarelline, queste qua sono quelle sfuse, 55 centesimi, ne ho prese 5 perché io la mozzarella la uso sempre sia nella pasta, nei secondi, nei panini, sulle pizze, diverse cose. Poi ho preso la Vallée, due confezioni, ovviamente mi serviva perché ultimamente sto facendo un sacco di ricette, saprete voi che nella quarantena tutti siamo dedicati alla cucina, siamo diventati tutti cuochi. Ok, andiamo avanti. Poi ho preso le sottilette, ogni tanto una cosa light ci vuole, ho trovato le sottilette light in offerta. Ho preso la camomilla setacciata, questa qui, per mia, perché gli faccio i bagni sull'occhiolino, perché c'ha la lacrimazione all'occhio. Poi ho preso il dado classico, la confezione quella grande, perché io la sfrutto tantissimo nei risotti, per fare il brodo. È ottimo, senza conservanti, senza lattosio e senza glutine. Poi, parlando di brodo, ho preso due confezioni di tortellini, questi sono i miei preferiti, della Barilla ovviamente, al prosciutto crudo, due confezioni. Poi ho preso queste tre confezioni di la focaccia di Buitoni. Ragazzi, io sono innamorata di questa focaccia, la faccio a pizza, la faccio a focaccia, ottima, ottima, ottima. L'ho trovata anche in offerta, mi pare che stava intorno ai 1,70 euro, ne ho prese tre, perché con una ci fate una cena per due persone, con un po' di contorno e state a posto. Poi ho trovato il pesto in offerta, visto che ho la mortadella, ci posso fare una bella focaccia con pesto e mortadella. Ottimo. Andando avanti, l'Esselunga sempre cubetti di pancetta dolce. Questa ogni tanto me la metto nella pasta con l'uovo, nella pasta con i funghi, con la salsiccia e quindi varie cose. Questa è una scatola
scamorza affumicata al naturale. Questa qui la voglio usare per metterla nella ricetta delle paste e patate. La pasta e patate sotto al forno con la scamorza. Ottima, ragazze! Poi magari se vi può interessare, vi faccio vedere la ricetta. Vi faccio una video ricetta se volete. Il pane, 5 filoncini, ovviamente alcuni li congelo e altri li tengo per oggi. Poi ho preso 5 confezioni di farina, tra cui 3 farine 00, quella della Barilla è la mia preferita, è ottima, e poi 2 Manitoba, la farina tipo 0 praticamente, perché io miscelo sempre questa, sia per fare dolci, sia per fare pizze, pane, miscelo sempre questa insieme a questa, a volte utilizzo solo questa, quindi ottima anche questa. E poi passiamo alle ultime cose, che sono 3 cose di verdura, le uniche cose che sono riuscita a prendere perché ero da sola e pesava veramente tanto il carrello, quindi mi sono dovuta accontentare. Ho preso i miei amati pomodori, questi qui a grappolo, che io me li taglio tutti quanti, me li metto sempre nel panino, un panino del genere, con Philadelphia e pomodori, e vi fate una cena ottima e leggera. Poi ho preso una confezione di limoni perché mi mancavano, servono sempre i limoni. E poi per ultimo ho preso questi che di solito noi a Napoli li chiamiamo i broccoli o scime di rapa, comunque una cosa del genere. E questi ci farò un bellissimo contorno alle scime di rapa o la pasta, comunque ci posso fare diverse cose perché la confezione è abbastanza grande. E niente, ragazze, questa è tutta la spesa. Svuota la spesa, questo è il mio primo vlog di spesa che pubblico sul mio canale. Spero che questo video vi possa essere stato utile, vi abbia fatto scoprire qualche cosa di interessante. Fatemelo sapere, almeno così ci possiamo fare compagnia durante questa quarantena al coronavirus, diciamo, chiusa in casa. Comunque vi farò anche un secondo svuota la spesa, perché devo andare comunque a comprare altra roba come uova, latte, bottiglie di olio, tonno, diverse cose, e quindi vi farò un altro video sicuramente. Io vi lascio, vi do un bacione e mi raccomando, restate a casa, ragazze, restate a casa, uscite solo per fare la spesa o per cose di emergenza. Un bacione.